Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio piccolo laboratorio. Oggi un video velocissimo, pochi secondi. Vi faccio vedere come si stacca il mandrino dal corpo del trapano a colonna. È facile da agganciare perché si preme, ma per toglierlo non si può fare, quindi ho io la soluzione per voi. No, non è questo lo sto posando, non sono così pazzo. Allora, basta prendere una barra filettata, va bene anche un bullone di qualunque lunghezza che abbia la chiave possibilmente da utilizzare, se no se utilizzate una barra filettata potrete piegarla come ho fatto io. Questo di qua si inserisce nel mandrino, avvicino così vedete meglio, si inserisce nel mandrino, la barra filettata si stringe, semplicemente girando la parte bassa avvitiamo finché la parte alta non tocca. Appena sentite che ha toccato, continuate ad avvitare e il mandrino si separa. Dopodiché potete tranquillamente aprirlo con la chiave e sostituirlo. Così si stacca, per agganciarlo basta semplicemente dare una bottarella e basta. Di una semplicità unica. Allarghi, stringi, avviti e separi. Facciamo la prova anche con questo semplice bulloncino. Allora, portiamolo direttamente a fine corsa, dopodiché avvitiamo. E si stacca immediatamente. È semplicissimo, anche se attaccato bene, si stacca in un attimo. Facile, no? Quindi adesso non vi resta che iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se anche questo vi ha aiutato nella soluzione della rimozione del mandrino dal trapano a colonna, e attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo!